Oh, my name is Ferlina Scarci Delfini. Ah, mi chiamo Diego. Giuseppe, mi chiamo Giuseppe. Mi chiamo Stefano. Io mi chiamo Federico. Mi chiamo Alberto. Mi chiamo Stefano. Mi chiamo Francesco. Io mi chiamo Lorenza. Io mi chiamo Pamela. Mi chiamo Raffaele. Ciao, mi chiamo Riccardo. Io mi chiamo Michele. Mi chiamo Maya Geluk, scusa. Ho 23 anni. Io ci ho 53 anni. Io ho 21 anni. E io ho 20 anni. Io ho 19 anni, anche loro. 81 going on 82. Ho 19 anni. I live in Palena, Italy, Abruzzo. Io vivo a Palena. Io vivo a Napoli. Sono di Palena, vivo a Roma. Vivo a Milano, ma sono nato ad Alessandria in Piemonte. Vivo a Palena. Io vivo a Palena, no, nata a Ucraina. Vivo a Palena. Io vivo a Milano, però sono di Palena. Sono sempre stata a Palena. Io vivo a Roma, ma sono di Palena. Viviamo a Palena tutti e tre. Viviamo a Palena tutti e tre. Anch'io vivo a Palena. Sì, sono stata a Palena fino a 19 anni e poi per l'università mi sono trasferita a Milano. Anche io sono stata sempre a Palena, vivo a Palena, però da 19 anni anch'io per studiare mi sono trasferita a Roma. In Palena I lived until I was high school age, at which time I had to go live in a city because we did not have high school in Palena. And I lived in Pescara until I was 18 years old. Venuta a Palena per lavorare. E che lavorare? Io stavo guardando anziane. Assistente sanitario, badante. Perché Palena, a parte ad essere un bellissimo paese, è anche un bellissimo paese di montagna dove c'è anche turismo. Perché ho qui i genitori e gli amici. Usually around this time of the year are the people from Palena who live outside Italy, mainly Australia, the US, Canada and Germany. So they come back, they have their homes here, they have old friends and they enjoy the month of August because it's a month of festivities. Da Palena persone si sono trasferite in tutto il mondo per lavorare. E quindi poi ogni persona che nasce a Palena o viene a Palena per visite o familiari ne rimane innamorato e quindi torna. Perché non, se vieni una volta qui ti innamori e non puoi non tornare. Sia se sei del posto, se sei nato del posto, che se sei soltanto in vacanza e sei un turista. I miei nonni hanno comprato la casa e quindi vengo qua in villeggiatura. Ma io sto chiedendo la casa. Quella è... Vengo a Palena perché mio nonno è nato qua, anche se è venuto a Milano quando aveva 15 anni, però ho molti parenti e sono sempre tornati ogni anno. Non penso di vivere per sempre a Palena perché adesso studiando a Milano spero di lavorare nel campo in cui studio e quindi io sto studiando per diventare ingegnere e quindi ingegnere biomedico e aziende di questo tipo a Palena non ci sono, quindi spero di trovare un lavoro quindi in qualche città dove potrà accogliermi e poi tornare sempre dove sono nata, cioè qui per il tempo libero. È un po' complicato, non penso di rimanere a vivere per sempre a Palena, però tornerò spesso. Purtroppo le possibilità che ti dà, essendo un paesino turistico, non sono molte, però torneremo spesso. Voglio vivere a Palena per sempre perché sono profondamente legato alle mie origini e mi piacerebbe anche avere un futuro, soprattutto con la mia attività, vivendo a Palena. Sì. Perché? Perché mi piacciono le cose tranquille, la città è troppo... Siano, penso che mi piacerebbe vivere qua perché è comunque un posto molto più tranquillo che una grande città e comunque l'ambiente di un paese, uno è sempre in compagnia, mentre a volte nelle grandi città ci si sente molto soli. Ok, io spero in un futuro di vivere sempre a Palena perché io amo Palena e voglio, diciamo, viverci fino a quando...
diciamo, resterò in vita e spero di continuare ad avere un futuro come quello che sto avendo grazie alla mia famiglia, che è quello della ristorazione, perché ho un ristorante che adesso è a questa, appunto, qui nella zona, appunto alla Punta della Noce. E che dire, spero che duri per sempre. Tutto qua. The people are friendly, they are very hospitable, the climate is super. It's warm in the summer, it's cool at night. It's pleasant. The people are pleasant people, they're very friendly. So it attracts even people who are not from Palena. They come from Rome, from Naples, tourists from all over. La gente di Palena si può definire bravissima, come dire, è una famiglia, anche perché quando esci la sera conosci tutti, vuoi stare con tutti, insomma ti trovi bene con tutte le persone che trovi appunto in giro, nei locali, ci puoi parlare tranquillamente, è una cosa fantastica, solo per questo. È molto unita, tutti conoscono tutti, puoi stare sicuro perché non ti succederà mai niente di cattivo, perché comunque siamo una grande famiglia, allo stesso tempo però tutti sanno tutto di tutti e questa cosa può essere positiva come magari un po' fastidiosa. È il classico paesino di montagna, quindi come ha detto Lorenza tutti si conoscono, a volte magari, come ha detto anche lei, tutti sanno tutto di tutti e quindi questo può essere magari un problemino, però in tutti i paesini è così, dove vai vai. Palena è la mia casa perché io non ci sono nato, ma ci sono cresciuto e per me queste sono delle cose fondamentali, perché crescere in un paese così bello, soprattutto con un panorama e delle ricchezze che ha, non è facile per tutti. Per me quello che fa di Palena una famiglia o comunque un composto caldo e affettuoso sono gli abitanti, sono il saluto della signora che quando torni ti chiede come stai o come è andata, sono i colori dei paesaggi, la mia famiglia e il cibo. Sono, come ha detto anche lei, ha detto praticamente tutto, però sono gli amici e tornare qui, rivedere facce che voi o non voi sono famiglia, appunto gli odori, l'infanzia, la tranquillità, la pace, tutto, la serenità. A Roma le persone non ti guardano neanche, tu puoi andare dove vuoi e nessuno ti guarda, puoi anche vestirti come vuoi, nessuno ti guarda, a Palena ti guardano tutti e ti giudicano. Beh, allora, Palena e Milano sono due posti assolutamente diversissimi. Cioè, sono proprio, diciamo che se dovessi pensare a due posti che sono opposti, completamente diversi, penserei a Palena e Milano. Milano è assolutamente caotica, è pieno di gente, sempre diversa, ogni giorno si vedono persone diverse, solo che con nessuna persona si ha mai confidenza, perché essendo un ambiente così grande, poi le persone magari non si rivedono mai più e quindi non si è neanche portate dalla confidenza. Mentre qua è proprio una comunità dove le persone si conoscono e c'è un rapporto tra le persone. Non è soltanto uno stare vicini magari sul tram, ma è uno stare proprio insieme come comunità. Palena mi rende unica perché, a parte ad essere un bellissimo paese, e diciamo, secondo me è l'unico paese che ha tutto, ha il castello, ha il fiume, adesso anche gli orsi, cioè è un paese proprio di una cultura e di una storia unica. I speak dialects with the town's people and I speak Italian with people who are not from this town, otherwise they would not understand my dialect. Oggi abbiamo mangiato la pasta alla chitarra. That's Italian. In palenese, voi avevo mangiato il macarone alla chitarra. Io so ci parla tutto e Deo. So ci parla sia polonese che l'italiano. Però è diverso come lingua. Il palenese è più marcato.
cioè nel senso le parole a volte mancano nelle frasi. Questa sera io sono uscito con una bellissima ragazza. Massair, io sono uscito che una bella guaio. Io parlo più il palenese, però mo stiamo a fare un'intervista seria e allora parliamo l'italiano. Però se ti devo fare un esempio in palenese... Sì, Simone, stiamo a fare i documentari. Secondo me non lo capisci neanche un arabo. Se tu lo fai sentire un arabo mo questo audio, non lo capisci. Dì la frase. Vuoi un esempio di palenese? Ma se troppo ti trovi in una babola che vuoi. Italiano e parlo male il palenese, ma più o meno lo parlo. Italiano alternato a molto palenese. Ma diciamo, vuoi la pace che vuoi? Eppure vai Pamela, dici qualcosa. Allora, ad esempio, ombelico. In palenese si dice che qui. Deschini palene in una parola. Il massimo della tranquillità. Bella. Magnifica. È stupendo, magnifica. Anzi, magnifica. È difficile. Una parola ce l'hai. Casa. È tutto. È dove ritrovi la tranquillità, la serenità, è un punto di riferimento. Sì. Sì, affetto. Tranquilla. Oh. Wonderful. Troppo tranquilla. Friendly. È difficilissima. Infanzia forse. Bella. A great little town. Vi salutiamo da Palena. Da Palena è tutto. E veniteci a trovare. Veniteci a trovare. Anna, ci mancherai tanto quando parti. Palena è l'ombelico del mondo. Bye. 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 Bye.